Alla Fabbrica del Vapore di Milano si è inaugurata, nell'ambito del progetto Spazi al Talento, la mostra Icons and Symbols dell'artista Mauro Drudi. Reduce dai successi di mostre e grandi installazioni che negli ultimi 2 anni hanno avuto luogo in alcune chiese siciliane, Mauro Drudi, artista romagnolo classe 1965, mette in mostra i 3 progetti più importanti ai quali sta lavorando: la serie Pop, l'installazione sulla condizione della donna intitolata Lei e la ricerca sulle sagome animali. 3 progetti che hanno in comune il segno netto, il tratto estremamente riconoscibile e la campitura di colore piatta e omogenea. La serie Pop interviene nella storia del costume con rifacimenti ironici, rendendo le opere, sia che si tratti di un capolavoro rinascimentale che del ritratto di Jack Nicholson, fruibili quasi come un fumetto senza perdere però la profondità della tavolozza pittorica. Nel progetto Lei il segno è ancora più importante, perché attraverso la stilizzazione del volto dell'Annunziata di Antonello da Messina, che diventa semplicemente luce e ombra, si è arrivati a individuare un'immagine che è un simbolo e un'icona allo stesso tempo. Spazio molto bello, abbiamo cercato però di dare un tocco ancora superiore con un'illuminazione dedicata apposta alla mostra, che è divisa in 3 fasi, fase Pop, fase una piccola nicchia che sembra le grandi installazioni che avete fatto anche vedere in televisione, e una fase tribale o di sagome animali. È tutto molto bello, la gente che frequenta la mostra molto bella, e abbiamo dato quel tocco organizzativo, non dico che mancava, però in ogni caso che, come si può dire, ha creato un ambiente molto particolare. Apparentemente potrebbe sembrare che siano molto diversi, però c'è una cosa che li lega: la linea netta, il disegno molto preciso, sia che la linea sia visibile che non sia visibile, ad esempio nei quadri nelle Lei e nei quadri, chiamiamoli etnici, nel sagome animali non è visibile, è nascosta sotto il colore, mentre nei quadri Pop la linea diventa proprio una campitura di colore. Questa è la cosa che unisce completamente questi tre cicli, anche se il primo parla di storia dell'arte, il secondo parla della donna e dell'uomo e dell'umanità in generale, il terzo invece lascia grandissimo spazio, come le macchie di Rorschach dello psicologo, a chi guarda, perché sono quasi completamente bidimensionali, che lasciano tantissimo spazio al lettore, come del resto forse anche le Lei e le altre cose. Io penso che l'arte sia a metà e l'altra metà sia chi la guarda. Per rimanere umani non possiamo fare altro che volere una società aperta e libera in un'Europa che è multiculturale, in cui dobbiamo avere presenti 2 soli valori, uno è quello della libertà e l'altro è quello della sicurezza, e noi oggi, quindi grazie oggi a Drudi di questa mostra, perché per aver scelto Milano e aver scelto questo luogo che è un po' oggi il cuore dell'Europa nuova che vogliamo andare a costruire. Le opere di Mauro Drudi lasciano che lo spettatore si avvicini senza timore, il quale si ritroverà quasi inconsapevolmente immerso all'interno dell'opera, ad affrontare tematiche di una profondità tutta particolare. Tematiche che solo l'arte, da sempre, sa distillare goccia a goccia dalla sensibilità di chi ha di fronte.